Buongiorno, sono Giancarlo Fisichella, benvenuti alla 6 ore di Imola. Facciamo insieme un giro di Imola molto interessante. Cominciamo ovviamente dalla partenza. In questo momento siamo in sesta marcia alla velocità di circa 260 km orari. Freniamo dopo i 200 metri, affrontiamo la prima chicane in terza marcia. In questo momento siamo al tamburello che viene fatto in pieno. Scarichiamo 5 marce per arrivare alla variante Villeneuve. La facciamo la prima in quarta e la seconda in terza. Per poi dirigerci verso la Tosa, che la facciamo in seconda, una curva molto difficile, lenta, dove all'uscita c'è del sovrasterzo. Adesso stiamo andando verso la Piratella, una delle curve più difficili del circuito, che si affronta in quarta marcia a circa 180 km orari, e dopodiché andiamo in quinta marcia per andare giù alla prima delle acque minerali, che si fa in quarta, e frenare per la seconda delle acque minerali, che si fa in seconda. In questo momento stiamo andando verso la variante alta, una curva molto difficile, una chicane dove si salta moltissimo sui cordoli, c'è una grande frenata, si salta sui cordoli come ho già detto e si fa in seconda marcia. Dopodiché si va verso la prima della Rivazza, qui si arriva molto veloci, intorno ai 250 km orari, e in questo momento facciamo una grandissima frenata per affrontare la prima della Rivazza in seconda marcia, andare nella seconda della Rivazza in terza marcia e per rimetterci nel rettilineo finale dove ci porta al traguardo.